E la nostra gloria, quello che ci dà spinta a proseguire, è che possiamo contare in 130.000 i bambini che sono nati nel corso di tutti questi anni da quando esistiamo, cioè dal 75, e poi pensiamo alle loro mamme che ci mandano ringraziamenti. Salvare vite umane, che sono la vita dei figli minacciati di aborto e la vita delle madri che rischiano di perdere la loro giovinezza per mancanza di coraggio. Ma c'è un obiettivo ancora più grosso di questo non può essere, ma sono un obiettivo in certo senso ambiziosissimo, che è quello di cambiare il mondo. Cioè il mondo cambia in meglio se riconosce veramente, non solo a parole, che tutti gli esseri umani sono uguali in dignità, sia quando sono ricchi sia quando sono poveri, quando sono grandi e quando sono piccoli, quando sono malati e quando sono sani, quando sono nati e quando non sono ancora nati. Quando questa cosa sarà accolta dall'umanità come tale, si verificherà un salto di civiltà come è già avvenuto quando sono stati liberati i neri, gli schiavi, le donne. Ecco, qualche cosa di simile deve avvenire quando questa spinta della dignità umana, che incrocia oggi i piccoli, non nati, e coloro che stanno per morire, le persone fragili in generale, sarà riconosciuto, ci sarà convincimento generale su questo punto, ci sarà un generale salto di qualità dell'umanità verso il progresso civile.